Trimestre antinflazione. Venerdì 6 ottobre termina la proroga per le adesioni. Farm Evolution e nastri di partenza. La settimana prossima il via alla 3 giorni. Farmacista più. Giua Marassi, SIFAC. La salute del paziente va tutelata in modo lungimirante. Unione Europea delle Farmacie Sociali conferma Venanzio Gizzi alla guida. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Sono oltre 6.000 le farmacie italiane che hanno aderito finora al protocollo d'intesa sul trimestre antinflazione e offriranno una selezione di prodotti per la prima infanzia, per l'igiene e la cura della persona a prezzi contenuti e fissi. Il paniere su cui applicare i prezzi calmierati sarà definito in autonomia da ciascuna farmacia. Ringrazio le farmacie che hanno aderito numerose, confermando l'impegno della categoria per andare incontro alle esigenze delle persone in difficoltà, per contrastare l'inflazione e favorire la ripresa del Paese, ha commentato Marco Cossolo, presidente nazionale di Federpharma, che sottolinea: le farmacie, come sempre, sono al fianco delle istituzioni per la salute e il benessere dei cittadini. Il termine per l'adesione al trimestre antinflazione è stato prorogato fino a venerdì 6 ottobre. Per ulteriori informazioni si può accedere all'area riservata del sito www.federpharma.it. Dal 13 al 15 ottobre a Taormina si terrà l'11ª edizione di Farm Evolution, la fiera evento dedicata al mondo della farmacia e della salute. Diversi gli incontri che si svolgeranno durante la 3 giorni, la farmacia dei servizi 2.0, consolidare il presente e programmare il futuro, a cura di Federpharma Nazionale, evoluzione digitale in farmacia, i nuovi servizi Promofarma e Promofarma Sviluppo, per fare il punto sui servizi offerti fino all'incontro sui progetti di Pharmaceutical Care nelle farmacie socie di Sistema Farmacia Italia. A chiusura della 3 giorni si svolgerà l'incontro dedicato alla farmacia come cardine del servizio sanitario regionale. Il farmacista deve avere un occhio clinico più lungimirante, rivolto a una tutela della salute del paziente più ampia. È quanto sottolinea Corrado Giovanni Marassi, presidente della Società Italiana Farmacia Clinica, che a Federpharma Channel ha anticipato qualche tema che la società presenterà al prossimo congresso di Farmacista Più, che è in programma dal 19 al 21 ottobre. Ma sentiamolo ai microfoni di Federpharma Channel. La SIFAC, come società scientifica, ha chiaramente un approccio metodologico basato sulle evidenze, quindi anche in questo senso il nostro contributo alla SISE 2023 di Farmacista Più sarà fondato appunto sulle evidenze cliniche e andremo pertanto a parlare di uno studio clinico che abbiamo realizzato di concerto con l'Istituto Humanitas e con l'Università di Humanitas e con l'ausilio di Cuvia per analizzare dei dati pubblicati su una rivista scientifica internazionale di alto impact factor che riguardano il fenomeno dell'abuso e del misuso degli spray rinologici nasali. Un fenomeno come noto che è estremamente diffuso e attuale e che arreca una serie, diciamo, di conseguenze in termini di effetti collaterali, di peggioramento della patologia, e abbiamo scoperto, così per anticipare qualcosa, che quasi un paziente su due supera il dosaggio giornaliero appunto consigliato. Un paziente su tre prosegue la terapia oltre oltre i giorni previsti, oltre la durata prevista, e quindi vi è appunto un iperutilizzo di questi spray decongestionanti nasali, che è il ruolo del farmacista, che sicuramente può essere la persona che meglio di tutti può effettuare il monitoraggio di questo fenomeno, ma non solo, può passare a una fase attiva cercando di educare il paziente, dare consapevolezza al suo problema e anche appunto ai medicinali che sta utilizzando, per cercare di orientarlo verso soluzioni che siano più appropriate e che possano portare a un benessere complessivo con minori costi, diciamo, di natura iatrogena, quindi con minori effetti collaterali, andando poi fondamentalmente a porsi come guida, come riferimento clinico. Secondo mandato per Venanzio Gizzi, alla guida dell'Unione Europea delle Farmacie Sociali. La conferma alla presidenza per altri 3 anni è stata presa all'unanimità nell'ambito della 63ª Assemblea Generale dell'Associazione, che raccoglie le principali aziende farmaceutiche non profit e benefit europee, che si è tenuta a Ginevra.
Questa riconferma dà conto del peso che ormai il nostro Paese ha assunto nell'ambito del movimento europeo delle farmacie sociali, ha commentato Gizzi, che è anche presidente di Assofarm, la federazione delle farmacie comunali italiane. In passato, infatti, la UEFS ci ha spesso permesso di importare nel contesto italiano ottime esperienze che stavano maturando nei paesi nord-europei, ha spiegato il presidente dell'Unione. Negli ultimi anni, invece, il nostro ruolo è diventato più proattivo. Questa era l'ultima notizia del TG di Federpharma Channel. Grazie per averci seguito. A domani con una nuova edizione del telegiornale.